Bonjour les élèves, comment ça va? Ça va bien? Alors, je vous propose aujourd'hui la collection des exercices. Alors, je fais partir votre livre. Euh, effectivement, nous devons corriger les exercices euh, que j'ai donnés pour la semaine dernière et les exercices pour aujourd'hui. Donc, on va partir du dialogue, le dialogue de la page 68 au supermarché. Alors, bien, l'exercice vrai ou faux. Ok, alors, on passe aux questions. Question numéro 1. Sarah et sa mère font les courses en samedi matin. La majorité de vous m'a répondu hm, « Falso. Pochi sono stati attenti e impeccabili nella battuta della dame che dice Le samedi je suis toujours pressée et voilà, je me trompe de chariot. Ok? Quindi cosa dice eh, la signora che prende il carrello sbagliato? Dice "Il sabato sono sempre pressée", vuol dire di fretta. Ed ecco, mi sbaglio di carrello, confondo il carrello. Quindi questa era vera, vraie. Elle achète de la confiture pour faire des crêpes. Vrai. Sara se rend compte qu'une dame a pris leur chariot. Anche questa uh, affermazione vi ha messo un pochino in difficoltà. È vera, c'est vrai. Cosa significa se la traduciamo? Sarah si rende conto che una donna, una signora, ha, ha preso il loro carrello. Eh oui, di sì, sì. Abbiamo la battuta, no? Mi mamma, il n'est pas à nous, ce chariot. 4. La dame è pressée, l'abbiamo appena visto, la signora ha fretta. Vrai. 5. L'unica falsa. Sara achète du coca. Se faux. Sara compra della Coca-Cola, Falso. Tu provoques, <laughs> cherche, parce qu'il dit Maman, euh, je peux prendre du coca Réponse négative Non, ma chérie. D'accord Du coca, encore du coca. Ok euh, Et donc, elle est fausse, faux. 6. Elles achètent des biscuits Vrai. loro comprano dei biscotti. Mi raccomando, guardate bene la differenza tra Sara Hashetz e Esa Hashetz. Si pronunciano uguali, ma questo è singolare. Sara compra Hashetz, è un verbo del primo gruppo, quindi alla terza persona aggiungo solo la desinenza E. Esa si pronuncia sempre Hashetz, ma la desinenza è più lunga perché è per un soggetto plurale. Esse non compra, esse comprano. Ricordiamoci i verbi del primo gruppo con le desinenze, ok? Esercizio 2, très simple, un chariot, un carrello, vous avez raison. Ecco, fermi tutti qui, qualcuno di voi ha dato del tu, ha tradotto hai ragione. E In realtà c'è V, quindi questo V, bene che ha tradotto voi avete ragione, se mi rivolgo a due persone, ma mh, probabilmente... Da del lei, e sappiamo che in francese sempre si usa V, ok? Quindi nella traduzione io metterei piuttosto lei ha ragione, e da lei oh, ha sbagliato. Carrello dice ah, ok, ha ragione. Ce n'est pas grave, bravi tutti, non, è, non fa niente, sarebbe, non è grave, è un po' troppo alla lettera. Come traduzione, quindi diciamo non fa nulla, non fa niente. Une promotion è facile, trois paquets pour le prix de deux due pacchetti a prezzo di tre pacchetti a prezzo di due ok benissimo poi qui devo chiudere devo chiudere perché perché ehm, l'altro eh, esercizio l'altro exercice eh, qui sempre la la scrittura vi ho anche fatto la correzione dell'unica falsa eh, quella della coca cola zi che lo trop de coca eh, quindi non può comprarne altra. Ok, ah bene, vi avevo anche chiesto, trovate eh, nel dialogo le espressioni che usate per? Se io devo trovare due espressioni che si usano per chiedere scusa, pardon madame o je suis vraiment désolée, quindi questa dame che prende il carallo sbagliato si scusa due volte. L'espressione per chiedere il permesso di fare qualcosa. Maman, je peux prendre du coca? L'espressione per chiedere il prezzo. Combien il coûte? L'espressione per indicare che ore sono. Il est 8h moins 10. L'espressione che si usa per chiedere a che ora chiude un supermercato. A quelle heure ferme le supermarché? Perché ho sottolineato ferme? Perché è un verbo che è un po' un falso amico. Perché non significa fermare, ma significa chiudere, quindi in francese chiudere si dice fermi. L'esercizio successivo: exercice: 1 page 29 du cahier andateci, prendete prendete prenez le livre. Donc, page 29 lo faccio anch'io perché nel, le, nelle book non c'è la parte cahier e quindi mi devo arrangiare a scrivervelo qui. Allora, questo l'avete fatto bene tutti, quasi tutti. Bravissimi. Sarah e sa mère font leur course au supermarché. Un po' un riassuntino. Elles achètent du chocolat. L'opzione era blanc ou noir. et achètent du chocolat noir. Chocolat noir, attenti che è un falso amico, non è il cioccolato nero. È il nostro cioccolato fondente. Trois. Pour faire des crêpes, il leur faut de la confiture. Pour faire des crêpes, serve à loro. Il faut. Sapevamo que voleva dire serve, necessario A qui? A loro. Che cosa gli serve? Des œufs ou de la confiture? De la confiture. Sarah choisit des pots de confiture de fraises, d'orange et de framboise. Bien. Le magasin ferme. Il negozio chiude a 8 heures. Elle trouve des biscuits en promozione. Ok. Psin. Ok. Poi vediamo anche questi altri esercizi, quelli che erano mm, per oggi. Exercice 3, page 29. Trouve la question. Allora, questo esercizio avevo dato indicazione, vi avevo detto guardate che si riferisce ancora al dialogo, o meglio nel dialogo posso trovare in buona sostanza queste espressioni. Vediamole un attimo. È un esercizio che consiste nel ricavare la domanda, è un po' al contrario di quello che facciamo di solito, abbiamo un questionario e dobbiamo rispondere, qui si fa il contrario ed è un buon esercizio perché si lavora in entrambi i sensi, cioè ho la risposta, j'ai la réponse et je dois trouver la question. Par exemple, numéro 1. Non pas à la framboise, prends un pot de confiture aux abricots. Cosa ci dice? Non ai lamponi. Prendi una barattolo di marmellata à albicocche. Quindi la domanda sera quelque chose de molto simile à Je prends un peu de confiture à la framboise. Prendo un barattolo di marmellata agli lamponi. Oppure je peux prendre. va bene, anche quella. Mm. Importante che abbia senso logico con la risposta. Ok? Numero due. Qui ho dato due possibilità. perché abbiamo. vostro chariot. Ah, oui, c'est vrai. Excusez-moi, je me suis trompée de chariot. Il vostro carrello. Ah, sì, è vero, scusate, mi sono sbagliata, eh? ho sbagliato carrello, mi sono sbagliata con il carrello. E quindi qui, che cosa, qual è la, diciamo, l'osservazione? L'osservazione è, pardon madame, c'est mon chariot, mi scusi signora, il mio carrello, oppure, pardon madame, ce chariot est à moi, eh? O oh, je crois que c'est notre chariot, eh? credo che sia il nostro carrello, qualcosa di simile. Nel dialogo avevate delle... una frase ecco, abbastanza affine a quella, quindi potevate attingere lì. Mi raccomando, eh, qualcuno ha utilizzato un traduttore ed è abbastanza evidente perché lo sapete che quando voi andate a inserire una frase nel traduttore automatico succede che vi butta fuori una traduzione eh, dandovi anche dei verbi, delle espressioni che non conoscete oppure che sono anche un po' superate. Mi sono vista qualche puis-je savoir. Queste cose no. Andate con le cose semplici che abbiamo visto, utilizzando eh, i dialoghi, utilizzando il lessico, utilizzando quello che abbiamo a disposizione. La frase successiva ci dice: um... scusate, eh? ah, eccola, sono saltati un attimo i numeri. Les pots de confiture, ils sont là-bas, à nous du rayon, tu vois. Qui c'è una parola che non conoscete, si può cercare su un dizionario. Rayon significa uh, scaffale. Quindi chiede, Le, i barattoli di marmellata sono là in alto, laggiù, in alto, eh, scusate, nella, nella parte alta del, um, del ripiano, dello scaffale. Vedi? Quindi, che cosa gli chiede l'altra persona? Chiederà U. Uh. Que ci, ricordiamo, veut dire, où sont les pots de confiture. J'ai aggiunto aussi un excuse moi, pour être gentil. Excuse moi, où sont les pots de confiture? Les pots de confiture, ils sont là bas. Ok. Phrase successive. On ferme dans un quart d'heure, à sept heures et demie. Ah, il nous manque un, on va la faire en direct. À quelle heure ferme le supermarché? Sì, sì, se sì, voi avete. Si chiude tra un quarto d'ora alle sette e mezza. Molto semplicemente. anche le l'ora fermo lo supermarché? Qualcuno mh, ha messo a che fermez-vous a che ora chiudete? Anche, anche, perché no? Poi, eh, recuperiamo subito quella uh, che parla delle pesche. Ok, la risposta è... Eh, se pesce, ok, allora guardate: vi faccio anche vedere una cosa quando vi mette in rosso. Significa che è sbagliato: è sbagliata l'ortografia perché serve l'accento circonflesso. L'accento circonflesso va fatto così perché le nostre tastiere sono italiane e non hanno il circonflesso. Ok, 3 euro con la S 50 le chilo quindi. Un prezzo quindi anzi, meglio risponde con un prezzo. E quindi, che cosa chiediamo? Combien coûte le pesce? Ok, combien coûte le pesce? Posso anche aggiungere madame? Perché no? Ok, voilà. Anche qui manca il circonflesso. L'ultima sissa Maman, papà, se chiedo un permesso, perché mi dice No, ma chérie, pas de biscuits au chocolat. Achète plutôt des biscuits secs. Traduction. No, mia cara, nessun biscotto al cioccolato. Non biscotti al cioccolato. Compra piuttosto dei biscotti secchi. La domanda quale sarà? Siete un po' voi, mamma oppure papà, speste dei biscuits au chocolat D'accord? Ebbien, eh quindi questo era lo svolgimento di questo esercizio. Ne faremo anche altri perché sono molto utili. L'ultimo esercizio invece è grammaticale. Era un ripasto di combien e combien de. Ve li chiarisco di nuovo. Combien de ha questo de perché come beaucoup de, trop de, peu de. Sì unisce a un sostantivo, a un nome, precede sempre un nome. Per esempio, se io chiedo Combien de livres tu as à maison? Quanti libri hai a casa? J'ai beaucoup de livres. J'ai trop de livres, o oh, troppi libri. Ho oh, pochi libri, j'ai peu de livres. Quindi ogni volta che abbiamo un nome dobbiamo precedere con eh, combien de, se vogliamo dire quanti. Eh, sono le frasi che vi ho sottolineato in giallo. In giallo avete el, il sostantivo, il nome, li vedete: tranche, sono fette di jamon, di prosciutto, beurre, exercice e heures, esercizi e ore. Quindi su queste, sempre combien de. Tu achètes combien de tranches de jambon? Et bien, il peut être à avec combien de tranches de jambon tu achètes? C'est un S de meno. Okay. Quindi, combien de tranches de jambon? Combien de beurre il faut? Quanto burro serve? Combien d'exercices nous devons faire? Quanti esercizi dobbiamo faire? Il Travai combien d'heures par jour? Quante ore lavora lui al giorno? Eh, può anche essere strutturata: combien d'heures? Il travail par jour. Ok, ma la sostanza non cambia. Mi raccomando, ho visto dei compianti de con la S messi qui. No, compianti non cambia mai. E vuol dire in italiano quanto. Quanta, quanti e quante vuol dire tutti e quattro. C'è un video precedente dove spiego bene, con una, una presentazione e con uno schema, questo argomento. Combien de significa tutte e quattro queste cose. L'unico cambiamento che de può eh, subire è di apostrofo, quando mi trovo davanti a una vocale. Combien d'exercice e combien de. Invece combien da solo, senza de, precede un verbo, non precede più un sostantivo, non precede più un, un nome, io non ho un nome. Combien sacoute? Cosa vuol dire? Quanto costa. Non ho un sostantivo, significa combien sacoute? Combien il gagne. Quanto guadagna. Quindi non ho un sostantivo, ho il verbo. Quanto guadagna, ok? Quindi questo era l'uso di l'alternanza fra combien e combien deux benissimo allora vi lascio e poi ci aggiorniamo con delle nuove attività au revoir